Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo gameplay di Spore. Come vedete, sono con la mia stessa specie alla ricerca di qualcosa di nuovo. E posso dirvi che in questo episodio riusciremo comunque a completare questa fase creatura e passare a quella successiva, o almeno spero di passare a quella successiva. Vediamo, c'è questa nuova specie, non sembra molto ostile, cioè non sembra ostile contro di noi, quindi potremmo fare facilmente amicizia. Ok, prima di fare amicizia ho trovato qualcosa a terra di nuovo. Vediamo cos'è. Ok, sono manica larga. Manica larga, non so cosa sia. Credo braccia, sì, braccia sono. No, ho sbagliato. Cavolo, 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 ho sbagliato, non volevo. Non possiamo diventare amici? Ok, mi sa che dobbiamo ucciderli. Non volevo fare questa cosa, ho sbagliato. Non mi sono accorto che avevo le impostazioni aggressive. Vabbè, non fa niente. Ormai non ci posso fare niente. Uccidiamoli tutti, cioè, non possiamo farci nulla ormai. Sono spaventato e questo mi dispiace. Dai, aiutatemi. Non mi lasciate morire. Madonna, mi dispiace un sacco. Non volevo sterminarli così all'improvviso. Però vabbè, ormai è successo. Sai, a volte queste cose portano a brutto. Non so a cosa portano, ma non volevo fare questa cosa. Aspetta, fatemi togliere queste impostazioni aggressive e cerchiamo di fare amicizia con queste. Sono felici di vedermi? O no? Cosa sta succedendo? Ho visto una cosa enorme. Che cazzo è? Un'astronave aliena? Sul nostro pianeta? Meglio far finta di niente. Aspetta, dobbiamo prendere gli altri oggetti. Non vogliamo sterminarli per nessuna ragione. Allora, cosa sta succedendo? Sento urla. C'è l'astronave che sta passando di qui. Però vabbè, lasciamo stare. Se prendi l'oggetto ti do 50 centesimi. Sai, a volte sto gioco per prendere qualcosa butti il sangue, perché ti mette in modo che tu non riesci mai a prendere nulla. Allora, che cazzo sta succedendo? Davvero stanno rapendo. Oh mio Dio, meglio allontanarci forse. Questi sono cagati su. Vabbè, noi cerchiamo di fare amicizia nel mentre. Madonna, che bella cosa. Vabbè, non vi preoccupate, ci sono io, faremo tanta amicizia e vi prendiamo cura. Ci prendiamo cura di voi. Cosa sta succedendo adesso? Ok, se ne sono andati. Grazie al cielo. Va bene, almeno possiamo fare amicizia. Oh mio Dio, questo è stupido. Va bene, lasciamo stare. Fare amicizia con questi è come mettersi un bastone in culo. Fa male. Belle cose. Sono cose dolci da dire. Ok, ragazzi, noi cerchiamo di andare avanti a cercare altre specie più interessanti perché questi mi stanno un po' sulle palle. Da come ho visto sono stupidi. Ok, c'è qui qualche altra specie nuova. Oddio, la mia specie è strana, ma questa è ancora più strana della mia. Facciamo amicizia con i pesciottina. Che cazzo di nome è? Ok, fascino. Mostriamo anche noi il nostro bel fascino. Se possiamo dire che siamo affascinanti. Mi piace molto mostrare il fascino a questi animaletti. Però noi abbiamo il fascino più forte, grazie al Dio. Ok, abbiamo fatto amicizia con uno, ora facciamo amicizia con altri due.
Speriamo qualcosa di tipo ballo. No, sempre fascino, che cavolo. Speriamo bene che non hanno il fascino troppo forte. Ok, no, il nostro è ancora più forte. Ok, canto. Fascino. Perfetto. Ora dobbiamo impressionare qualcun altro. Impressioniamo questo così cerchiamo di passare avanti. Ok, fascino ancora. Madonna, come siamo affascinanti. Guardate, il nostro viso stupendo. Ballo. Madonna, quanto cavolo è forte il nostro ballo. Cioè, un modo assurdo è forte. Abbiamo completato. Cioè, abbiamo quasi riempito tutta la barra solo con il ballo. Però vabbè. Comunque andiamo a trovare altre specie. C'è un'altra qui che sembra non aggressiva nei nostri confronti. Tri Alpha. Si chiamano Trine. Che cazzo sono? Ah, Trilie. Scusate. Non so però come si pronunci. Quindi, visto che comunque su questo pianeta nessuno ci richiama di come chiamiamo queste specie, quindi lasciamo. Che cos'è, fascino? No, ho sbagliato, era posa. Ah no, ho fatto bene. Oh mio Dio. Ok, ora è posa. Perfetto, dobbiamo impressionarne altri due. Lasciamo stare quello impressionare quello alfa, perché sarebbe, insomma, sarebbe quello più forte. Oddio, stanno attaccando. Aiutiamoli. Dobbiamo aiutarli, non possiamo lasciarli. Anche se sono cose tra loro, però dobbiamo comunque aiutarlo, Stiamo facendo amicizia, può crearci problemi questo. Ok, l'abbiamo ucciso. Oh, abbiamo sbloccato una nuova bocca. Muscocio. Che cazzo è? Sembra molto forte. Comunque facciamo amicizia ancora con loro. Perché sono spaventati da noi? Aspetta, perché sono spaventati? Ma noi niente abbiamo fatto. Cioè, mica abbiamo attaccato loro. Non li abbiamo aiutati. Ma noi. Dobbiamo impressionarli tre. Ok, perfetto. Ok, fascino. No, purtroppo li abbiamo spaventati. Per sbaglio forse li abbiamo attaccati. Madonna, che cavolo. A sto punto facciamo una cosa. Visto che già li abbiamo attaccati, ne abbiamo ucciso uno. Continuiamo a ucciderli. Mi dispiace, ma sono cose brutte da dire, sterminare qualcuno. Perché stanno andando in acqua? Possiamo andare anche noi. Che bello. Possiamo nuotare nell'acqua. C'è un pianeta lì. Oh minchia, che cazzo è quel coso? Credo che sia meglio allontanarci. Cos'è il canto della sirena? Canto della sirena? Non so cosa sia, ma andiamo. Comunque purtroppo abbiamo perso punti qui. Perché abbiamo spaventato questi qua. Cerchiamo di andare da questi e ucciderli direttamente. Facciamo prima. No, aspetta, sono un po' troppi, secondo me. Che cazzo è quel coso? Ma è aggressivo nei nostri confronti. Oh mio Dio. Oh, cazzo. Mio Dio, ha scammazzato uno della nostra specie. Meglio se andiamo via velocemente. Se
Forse siamo andati in un posto un po' troppo pericoloso per noi. Quindi è meglio se ci allontaniamo immediatamente. Madonna, in questo episodio sta succedendo cose strane, ma molto strane, perché non sto capendo niente. Cioè siamo capitati in un brutto posto. È meglio scappare che questi ci saltano addosso e ci fanno fuori, che siamo pochi. Oh, c'è un'altra specie lì. Ok, sembra non aggressiva nei nostri confronti. Speriamo bene fa di farci almeno amicizia con questi. Che abbiamo quasi concluso comunque le cose. Vediamo se riusciamo a fare amicizia. Sembra il canto la loro forza. Ok, perfetto. Il nostro canto è più forte. Dai, che riusciamo a impressionarli. No, dai, guardarli per quanto. Ah, che palle. Aspetta, non facciamo con l'alfa. Quando facciamo con alfa perdiamo solo tempo. Lo dimentico. Ok, canto hanno scelto. Speriamo bene. Ho sbagliato, porco Giuda. Madonna, che rompimento di palle a volte. Lasciamo stare questi qua. Sono una perdita di tempo. Se ci siamo un po' allontanati da casa, ci conviene comunque tornare a casa. Forse dobbiamo potenziare un po' qualcosina. Infatti andiamo a potenziare il nostro mostriciattolo. E credo che ci fermeremo. Comunque nel prossimo episodio riusciremo sicuramente a completare la parte, almeno questa parte fase creatura. Aspetta, prima mangiamo, che sennò moriamo di fame. Anzi, facciamo una cosa, cerchiamo di arrivare almeno al nido. Ci fermiamo. Nel prossimo episodio modificheremo ancora il nostro piccoletto. E poi comunque cercheremo di completare tutta la fase creatura. E passando alla nuova fase, che poi vedrete nel prossimo episodio, stesso con i vostri occhi. Dai, ora torniamo a casa, velocemente. Torniamo velocemente a casa, che qui è un po' pericoloso. Da come ho visto, almeno quello che ho visto. Cioè, quegli esseri erano giganteschi, ci facevano fuori come se niente fosse. Dobbiamo stare un po' attenti in queste zone. Va bene, cerchiamo di avanzare più in fretta possibile. Dov'è il nostro nido? Aspettate. Ah, ok, siamo arrivati al nostro nido. Non me ne sono accorto. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. E nel prossimo episodio modificheremo il nostro animaletto e cercheremo anche comunque di portare avanti la fase e passare alla fase, quella nuova, che vedrete nel prossimo episodio. Non voglio farvi spoiler, quindi aspettate nel prossimo episodio. Ciao a tutti!